Dell'operazione Arcobaleno condotta nella notte dai carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, mi preme evidenziare due aspetti. Primo, i risultati complessivamente conseguiti: 14 misure cautelari, ma anche nel biennio tra il 2018 e il 2019, 5 arresti in flagranza di reato, altrettante denunce in stato di libertà e il rinvenimento soprattutto di tre distinte piantagioni di cannabis con il sequestro di centinaia di piante, di decine di chili di stupefacenti e di tre pistole che erano nella disponibilità degli indagati. In secondo luogo, mi preme evidenziare il ruolo dei carabinieri della stazione di Carini, che già nell'agosto del 2018 erano riusciti a individuare quasi nell'immediatezza dei fatti gli autori di una violenta rapina commessa con armi ai danni di un tabaccaio di quel centro. I successivi sviluppi investigativi condotti dal nucleo operativo della compagnia sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo hanno poi consentito di delineare quella che, secondo il quadro accusatorio, è una struttura associativa stabile e ben collaudata nel tempo, dedita alla produzione, alla coltivazione e allo spaccio di marijuana tra Carini e Palermo.